Bentornati su As It Should Be. Oggi andremo a fare un lavoretto sui cerchi. Cerchi in lega tra la macchina mia, che purtroppo dopo 20 anni cominciano ad avere qualche piccola carenza, nel senso che in alcuni punti la vernice si è staccata, ok? Ma più che altro quello che mi interessa è che sul bordo, sulla spalla, non hanno più una buona tenuta, quindi nel giro di un mese o due la pressione scende di mezza atmosfera, a volte anche di più. Perché vorrei rimuovere la vernice rovinata e riverniciarli. Già immagino che sarà un macello. Comunque, bando alle ciance e cominciamo. Ovviamente, già che ci siamo, farò anche la ruota di scorta, sebbene non l'abbia mai usata. Lo pneumatico è ancora quello originale del 2002. Niente meno, 20 anni fa riuscivano a darti una macchina con 5 ruote e 5 cerchi in lega. Oggigiorno nemmeno con 3 macchine riesci ad avere 5 ruote e 5 cerchi in lega, ma questo è un altro discorso. Per evitare di scambiare le gomme una volta smontate, le segno prima, così da rimettere ognuna nella sua posizione o perlomeno dal giusto lato. Ovviamente ho fatto smontare le gomme dai cerchi da un amico meccanico, così da poter fare un lavoro interno e ben fatto. E chiaramente dentro i cerchi, nella parte interna, c'era uno sporco ventennale. Tanto che vedo che molti revisionano i cerchi senza nemmeno mettere le mani all'interno del cerchio. Non so come sia possibile, se sia un lavoro che si possa definire decente, ma così è, se vi pare. Una volta sgrassati va rimossa la vernice, quella perlomeno che sta sfogliando, e magari qualche piccola imperfezione esterna. Dopodiché si passerà ad un lavoro più approfondito. Questo è giusto per levare un po' di sporco e quella vernice già esfoliata che sta per staccarsi. Chiaramente, anche per questo lavoro, obbligatorio l'uso di guanti e di una maschera antipolvere seria, perché la polvere di alluminio, nonché gli spilli che partono da questa spazzola d'acciaio, non sono assolutamente benevoli. Chiaramente la vernice va rimossa, è rimossa completamente ovunque, e si può fare in più modi.
carteggiandoli, ma è una cosa che impiegherebbe forse 20 anni, oppure facendoli sabbiare o palinare con sistemi professionali. Per sabbiare mi hanno chiesto 60 euro a cerchio, adducendo il fatto che la vernice per cerchi fosse molto difficile da rimuovere. Effettivamente ho constatato che è vero. E in questo caso io ho scelto di rimuovere la vernice con uno sverniciatore chimico, il quale, sebbene con molta fatica e diversi giorni di applicazione, ha fatto il suo lavoro in modo egregio. In questo caso, oltre a mascherina e occhiali, vi serviranno anche dei buoni guanti. Buoni perché quelli economici tendono a bucarsi nel giro di 4-5 minuti. Con una paglietta metallica, acqua e sapone, si vanno a rimuovere tutti i piccoli rimasugli di vernice attaccata e anche il rimuovivernice chimico, così da tenere la parte sgrassata e pulita per i prossimi passaggi. Questi guanti Delta Plus in neoprene mi hanno stupito perché ci ho lavorato per più di una settimana e mezza senza che si rompessero, sia con agenti chimici sia facendo sforzi meccanici, sono qualcosa di incredibile. Comunque, a questo punto, il cerchio va, diciamo, allisciato con la carta vetrata, rifinito un po' meglio con la carta vetrata, rimuovendo soprattutto la ruggine che è rimasta e carteggiando un po' ovunque in modo che la nuova vernice possa attaccare perfettamente. Una cosa che vi consiglio sono questi dischi Scotch Brite della 3M, costano una fucilata, circa 18-20 euro l'uno, ma sono qualcosa di assolutamente indispensabile in questo lavoro, sia per rifinire che volendo anche per rimuovere la vernice e la ruggine sul cerchio. Sono anche abbastanza durevoli e non danneggiano il cerchio. Bene, siamo arrivati nella fase clou. I cerchi sono portati all'alluminio completamente sverniciati e ho fatto questa piccola applicazione per permettermi di inserire i cerchi dentro e ruotarli, di modo da non dover girare i cerchi 50 volte con la vernice fresca, aspettare.
dovrei riuscire, se tutto va secondo i miei piani, a fare tutto con un passaggio, cioè con una sola passata ogni volta. Però naturalmente questo potrebbe scendere, cadere dai cavalletti, quindi lo voglio fissare. Potrei mettere il fil di ferro, ma voglio metterci una vite. Andiamo a metterla. Come dicevo, meglio il fil di ferro. Visto che il video sta venendo un po' troppo lungo, preferisco lasciare la seconda parte in cui vernicio per un altro video. Quindi ci vediamo nella prossima puntata. As it should be, vi saluta. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Mettete un bel like se il video è piaciuto. E ci vediamo alla prossima.